Salve, benvenuti a questa brevissima presentazione del decreto Scia 2, il decreto legislativo che è stato pubblicato il 26 novembre sulla Gazzetta Ufficiale e che attua definitivamente la delega in materia di riorganizzazione e disciplina dei procedimenti amministrativi e di semplificazione. Questa breve presentazione vuole illustrare quelli che sono i punti essenziali della disciplina. Decreto legislativo è il 222 del 2016, lo trovate all'interno del forum, nella sezione scorrendo procedimento amministrativo. In evidenza, vedete Scia 2, elenco delle procedure, entrando trovate il decreto, i commenti e gli approfondimenti che ne derivano. Qui una selezione che troverete pubblicata anche all'interno della pagina. Vi ho evidenziato in rosso i punti essenziali. Intanto la delega è del 2015, è stata attuata con il decreto legislativo 126 del 2016, il decreto che modifica l'articolo 19, introduce l'articolo 19 bis ed attua una serie di riforme in materia di segnalazione certificata di inizio attività, fondamentale, diciamo il primo passaggio al cosiddetto decreto Scia 1, a seguito del quale appunto è intervenuto questo nuovo decreto. Decreto che è passato in conferenza unificata, questo lo dovrebbe rendere solido rispetto alla recente sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale il pacchetto di riforme Madia proprio per la violazione delle competenze regionali e poi vedremo che ci sono alcuni aspetti che lo rendono quasi sicuramente, diciamo, in linea con l'attuale testo costituzionale. E il decreto ha ad oggetto che cosa? La disciplina dei procedimenti amministrativi e la loro elencazione in una tabella, 137 pagine, contenente le varie tipologie di procedimento. Lo segnalo subito, non è una grande riforma. Diciamo, dal punto di vista sostanziale, le cose importanti sono veramente poche rispetto a quelle che avrebbe potuto disciplinare. Guardiamo il testo e poi guardiamo la tabella. Nel testo ci sono alcune novità di interesse anche per gli enti locali. Intanto non è l'ultimissimo decreto, perché come vedete nel comma 2 dell'articolo 1, con riferimento alla materia edilizia, soltanto edilizia, entro 60 giorni uscirà un nuovo decreto che introdurrà il cosiddetto glossario unico, quindi le definizioni utili in edilizia valide su tutto il territorio nazionale. Le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la necessaria attività di consulenza funzionale all'istruttoria agli interessati in relazione alle attività della tabella A, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge. Questa è una norma estremamente importante. Fra le varie cose, non era oggetto di specifica delega, quindi non era inserita nelle precedenti bozze, quindi è arrivata come un fulmine a ciel sereno. E dobbiamo vederne le implicazioni, soprattutto per gli enti locali. Primo, le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la necessaria attività di consulenza. Intanto le amministrazioni precedenti sono quelle verso le quali è presentata la Scia. Non è detto che siano quelle oggetto di verifiche e controllo della Scia. Per fare un esempio, in materia di preziosi, l'autorità che esercita il controllo sulla Scia è la questura, ma l'amministrazione precedente è il SUAP. Quindi il SUAP dovrebbe fornire la consulenza su come si fanno gli adempimenti in materia di autoscuole piuttosto che altre tipologie di attività. Diventa complesso. Ma fin lì potrebbe essere anche in linea. Il problema fondamentale è che questa attività di consulenza è svolta dal soggetto che deve fare vigilanza sull'attività. Vi è un chiaro conflitto di interessi, cioè lo stesso ufficio deve far consulenza all'operatore su come presentare una scia per la quale lo manda in procura per eventuali false dichiarazioni. Questo è l'elemento sicuramente debole. Fra l'altro si usa in maniera anomala la parola consulenza. La consulenza è un'attività qualificata, approfondita, non è informazione, non è dire dove si trova il modello, non è dire qual è l'elenco dei requisiti. Consulenza è l'analisi del caso concreto e funzionale all'istruttoria, cioè in pratica si anticipa un'istruttoria. L'altra cosa, diciamo, gravemente lesiva probabilmente delle prerogative degli enti locali è che questa attività deve essere fatta gratuitamente. Gratuitamente è un ossimoro in un contesto normativo. Il dipendente pubblico che fa questa consulenza è comunque retribuito da qualcuno, dalla collettività. Quindi forse era meglio scrivere a spese della collettività piuttosto che gratuitamente. Però veniamo agli aspetti pratici.
A questo punto è possibile mantenere i diritti di istruttoria per le pratiche comunali? Come vedete, sono fatti salvi i diritti di segreteria, attenzione, non di istruttoria, ma di segreteria, sono due concetti diversi. I colleghi segretari comunali sanno la differenza, anche in termini di riflessi che ne hanno sulle loro entrate. Fatti salvi i soli diritti di segreteria, però attenti, previsti dalla legge. Sembrerebbe esclusa la possibilità di introdurre diritti di istruttoria e la possibilità di introdurre diritti di segreteria non previsti espressamente dalla legge. Questo aspetto lo approfondiremo nella giornata di formazione. Questa è solo una prima illustrazione. Poi noi faremo un corso, una videoregistrazione ampiamente più approfondita rispetto a quella di ora. In più, esiste la possibilità per il Comune di complicare le procedure laddove c'è un vincolo. Sentita la Regione, d'intesa con la Regione, sentito il sovrintendente, si possono dettare norme più complicate. Per il resto vige invece il principio di semplificazione. Gli enti locali e le regioni, lo vedremo poi, possono semplificare. E dove sono stabiliti questi regimi amministrativi? Sono stabiliti nella tabella famosa di 137 pagine allegata, che prevede varie tipologie: la comunicazione, la scia unica, la scia condizionata. In realtà non è una grande semplificazione, si introducono tre diverse tipologie di scia, anche se in realtà poi non c'è una significativa differenza. L'aspetto importante che viene chiarito nella norma è questo, questa disposizione. I 18 mesi per il controllo della scia, era un dubbio che era sorto in dottrina e nei commentatori, decorrono dalla data di scadenza del termine previsto per i controlli, quindi non dalla presentazione della scia, ma dai 60 giorni o dai 30 giorni. Questo è un utile chiarimento. Le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività che non sono elencate nella tabella A a quelle corrispondenti alla tabella A. Quindi, se io gestisco in comune delle procedure che non sono nella tabella A, posso adottare un atto a condizione che lo pubblichi. Non interessa se è un regolamento, se è una delibera, se è una determina dirigenziale, in questo è lasciata libero l'ente, purché lo pubblichi sul sito e dica quella procedura, baby parking, che non è elencata, va in scia analogamente al punto 120 della tabella A. Ok? Questo è quello che dobbiamo fare a seguito di questo decreto. Vi è l'articolo 3 dedicato completamente all'edilizia. Oggi non ce la facciamo ovviamente approfondire perché è la parte più corposa, quella edilizia è forse più dubbia su molti aspetti. Vedete quante norme sono modificate in materia edilizia, sia nella disciplina del testo unico e poi vedremo nella tabella sulle singole procedure. L'articolo 4, fra le semplificazioni, è dedicato soltanto alla pubblica sicurezza. Non si parla di commercio, non si parla di somministrazione, non si parla di nessuna tipologia di attività produttive, ma solo in materia di pubblica sicurezza. E si prevede, forse perché siamo in periodo, una semplificazione natalizia, diciamo un regalo di Natale agli operatori. L'installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose si fa in comunicazione. Quindi, per il prossimo Natale, le associazioni, le organizzazioni che devono mettere luminarie nell'ambito di feste organizzate dall'ente, quindi non a titolo proprio, perché sono comunque impianti elettrici di illuminazione pubblica, però se fatte nell'ambito di iniziative pubbliche, non devono avere l'autorizzazione e il permesso, ma soltanto la scia ai sensi del 110 del regolamento di attuazione del TUPS che viene conseguentemente modificato. L'altra disposizione importante è il 141 sulle commissioni di vigilanza. Dopo le parole inferiore a 200 persone sono aggiunte la parola il parere. Vedete, vi ho riportato la disposizione dell'articolo 141, secondo comma. Per i locali e gli impianti con capienza inferiore alle 200 persone, il parere, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti. Questa modifica sembrerebbe, poi vedremo che nella tabella ci crea qualche problema, però sembrerebbe determinare in maniera univoca che sotto le 200 persone non si va in commissione di pubblico spettacolo, ma il tecnico assevera, oltre che le verifiche e gli accertamenti, anche il parere, quindi sostituisce la propria asseverazione con la propria asseverazione il parere della commissione di vigilanza. La norma è chiara, purtroppo si sono dimenticati nella tabella di allegarlo, c'è un'antinomia, un conflitto fra questa disposizione e quello che è contenuto nella tabella, lo approfondiremo nella lezione. In più, per tutte le attività soggette al TULPS,
che per le quali qui si richiama la SCIA vale come licenza di pubblica sicurezza. Non sono tante, però diciamo ce ne sono. Articolo 5 è fondamentale. Le regioni e gli enti locali, state attenti a come viene usata la norma, non prima le regioni e poi gli enti locali, ciascuno autonomamente. Quindi gli enti locali possono attuare questa disposizione anche senza che la regione sia intervenuta. Le regioni e gli enti locali possono introdurre livelli ulteriori di semplificazione, cioè laddove il legislatore ha stabilito che per le medie strutture si applica l'autorizzazione in silenzio e assenso, il comune può stabilire la SCIA. Perché? Perché è un ulteriore livello di semplificazione. Se nel proprio regolamento, in base alle proprie norme, non ci sono valutazioni discrezionali, quindi l'articolo 19 è applicabile, si fa la SCIA. Se per le strutture socio-assistenziali prevede la SCIA, si può prevedere la SCIA. Quindi, le regioni e gli enti locali non possono complicare, perché questi sono livelli essenziali, ma possono semplificare. L'unica semplificazione contenuta nel decreto, diciamo innovativa, è l'eliminazione, l'abrogazione della SCIA per l'esercizio di cose antiche usate. Articolo 126 è abrogato, l'articolo 126 del TUPS che prevedeva il commercio di cose antiche usate soggetto a preventiva dichiarazione. Quando entrano in vigore queste norme? Queste disposizioni sono in vigore dall'11 dicembre. La norma non prevede un'efficacia immediata, ma decorsi 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta. Ma le regioni e gli enti locali hanno tempo fino al 30 giugno per adeguarsi, il che non significa che fino al 30 giugno si fa la SCIA di cose antiche usate. Questa dall'11 dicembre non esiste più. È quell'introduzione di ulteriori norme di semplificazione che deve essere fatta entro il 30 giugno 2017. Ok? Questo è, diciamo, il quadro essenziale della normativa. Adesso andiamo a vedere la tabella A. La tabella A approvata con il decreto legislativo 222. Vi dicevo, le procedure sono comunicazione, SCIA, SCIA unica, SCIA condizionata, autorizzazione e poi c'è il mix autorizzazione, SCIA, SCIA unica che può capitare in vari casi. Vi illustro gli aspetti essenziali che ho sottolineato, poi questo documento sottolineato lo pubblico anche nel forum. Vedete le tipologie, commercio, commercio su area pubblica, somministrazione, strutture ricettive, sale giochi, pubblico spettacolo, acconciatori, tutto il settore dell'edilizia e ambiente. Le novità non sono tantissime. Apertura, trasferimento, ampliamento, soggetta a SCIA di un esercizio di vicinato non alimentare. Lo sapevamo, non c'era bisogno di un grande riepilogo per stabilirlo. In più si dice che se si superano i 400 metri quadri o se si applica una delle altre tipologie per la quale è soggetta a prevenzione incendi, la SCIA deve essere accompagnata dalla procedura di prevenzione incendi. Grazie al cavolo, direbbero i tecnici del diritto. In realtà queste tabelle non hanno un grande valore esplicativo, possono essere una sorta di documento riepilogativo, un'utile traccia di riferimento, ma non coprono l'intero scibile. Anzi, riaprono alcuni problemi che erano rimasti socchiusi. Apertura, trasferimento, ampliamento. Quindi vuol dire che la riduzione di superficie non è soggetta a nessun adempimento amministrativo, è libera, perché il principio è tutto ciò che non è elencato in queste procedure è attività libera, non soggetta a nessun adempimento, nemmeno comunicativo. Quindi la riduzione di superficie di vendita o la variazione del settore merceologico, il passaggio da alimentare a non alimentare e viceversa, è attività libera perché non è contemplata. L'altro aspetto che invece è interessante è una conferma dell'esistente, ma purtroppo molte amministrazioni, soprattutto le aziende sanitarie, sbagliavano ad applicare la norma, è questo. La notifica sanitaria non ha necessità di asseverazione. La notifica 852 è soggetta a semplice comunicazione senza obbligo di planimetrie o relazione tecnica da parte di un tecnico. È valida tal quale. Poi se l'interessato decide di allegarlo, è sua facoltà, ma non posso chiederla come allegato obbligatorio. Questo passaggio è ripetuto in tutta la tabella. Quindi dall'11 dicembre, anche per i comuni che stavano sbagliando, le aziende sanitarie che stavano sbagliando, la notifica che si presenta al SUAP e non alla ASL, il SUAP la trasmette alla ASL, quindi in questo cambia anche in certe regioni dove la comunicazione veniva presentata direttamente alle aziende sanitarie, si presenta al SUAP senza planimetria e relazione tecnica. Andiamo a vedere altri passaggi, diciamo, che possono essere interessanti. Vendita a minuto di alcolici, era un adempimento che si faceva direttamente all'agenzia delle dogane, si passa dal SUAP. Ecco, il principio fondamentale della tabella è tutto passa dal SUAP.
anche ciò che prima non si faceva passare. Questo è fondamentale. Dall'11 dicembre i swap si devono attrezzare. La comunicazione di vendita di alcolici, per i quali si diceva no, guardi sul sito dell'agenzia delle dogane, no, si passa dal swap che la trasmette all'agenzia delle dogane. Lo stesso vale per gli adempimenti in materia di GPL, piuttosto che per i fitosanitari, piuttosto che per i mangimi, non si presenta alla ASL, ma al SUAP, piuttosto che per i preziosi, adempimento che si faceva in questura. Noi da sempre sosteniamo che deve passare al SUAP e si doveva presentare al SUAP, si chiarisce che si deve presentare al SUAP. Poi il SUAP la manda alla questura e la questura attiva la conferenza di servizi per la riunione o rilascia il proprio parere, il proprio atto. Anche per la vendita di armi, dubito che ci sia un SUAP italiano che fino ad oggi gestiva la pratica relativa alla vendita di armi non da guerra tramite SUAP, cosa che in realtà bisognava fare già col 447, figuriamoci col 160, qui si chiarisce che si deve presentare al SUAP, che poi eventualmente trasmette ai vigili del fuoco, non eventualmente, che trasmette ai vigili del fuoco. Andiamo avanti velocemente, vi dicevo questo è solo un primo accenno, non facciamo una giornata. Occorrono 4-5 ore per analizzare nel dettaglio tutte le premesse e il decreto. Distributori automatici. I distributori automatici, l'adempimento si fa per l'avvio dell'attività, non per l'installazione del singolo distributore automatico, tant'è che il legislatore prevede solo gli adempimenti per l'avvio e per il subingresso, non per l'installazione dei singoli distributori, oltre che ovviamente la cessazione definitiva dell'attività. Sul commercio sulla Repubblica non lo leggiamo nemmeno, non si dice granché, soltanto si parla dell'avvio dell'attività per l'itinerante. Per il legislatore è un'autorizzazione, in realtà in molte regioni era già SCIA, in Toscana per esempio è SCIA e rimane SCIA perché è un livello di semplificazione già introdotto dalla disciplina regionale. In ogni caso, nella proposta di delibera che vi proporremo per la semplificazione delle procedure in attuazione di questo decreto, confermeremo che per l'itinerante, alimentare o non alimentare, si presenta la SCIA. Per la somministrazione non ci sono grandi cose, se non confermarvi che la riduzione della superficie di somministrazione non è soggetta a nessun adempimento. Da qui in poi si parla anche del problema acustico, cioè degli adempimenti in materia acustica conseguenti al 227 del 2011. Essenzialmente i due concetti sono: se siamo nei limiti, si fa SCIA a firma dell'interessato. Se siamo oltre i limiti, si fa domanda con tecnico competente. Questo in qualunque tipologia di attività si ricada. Andiamo avanti e analizziamo altre procedure. Strutture ricettive, tutto SCIA. Vedete, gli dedica soltanto il punto 75, senza distinguere. Qui ovviamente conterà molto e conta molto l'intervento della regione. Se sono stabilimenti balneari, ovviamente SCIA previa concessione demaniale. Per il pubblico spettacolo non ci sono grandi novità. Vedete però il problema? Le attività di pubblico spettacolo con capienza inferiore a 200 persone, l'istanza si presenta al SUAP che la trasmette alla commissione di vigilanza. In realtà abbiamo letto nel decreto che sotto le 200 persone è la relazione del tecnico che sostituiva il parere della commissione di vigilanza. Quindi questo la trasmette alla commissione di vigilanza non significa che si deve attendere il parere. La si trasmette, ma si può e si deve rilasciare l'autorizzazione. Altre cose importanti riguardano, per esempio, le sale giochi. Autorizzazione sia per l'apertura della sala giochi sia per l'installazione degli apparecchi. State attenti che anche le autorizzazioni per le sale scommesse o per giochi del 110,6 lettera B passano dal SUAP, non si presentano direttamente in questura. Articolo 88 passa dal SUAP che lo trasmette alla questura. Lo si dice espressamente nel punto 84 e nel punto 85. Poi si parla di altre tipologie su cui in questo momento non ci soffermiamo. Il punto dall'89 in poi sono gli adempimenti che si facevano direttamente in Camera di Commercio, sulle quali noi dicevamo si deve passare dal SUAP, ma pochissimi SUAP, se non nessuno, li gestiva direttamente, officine di riparazione, meccanici, carrozzerie, gommisti, si presenta al SUAP che la manda in Camera di Commercio, lo dice espressamente il legislatore. Acconciatori e estetisti è confermata la SCIA e diciamo che il quadro di riferimento è essenzialmente questo, non ci sono grandi novità.
dal punto di vista normativo legate a questo decreto, anche se vanno analizzati i singoli passaggi. Quindi il consiglio è: date una lettura, seguite all'interno del forum la produzione della nostra videoregistrazione, che ci sarà entro 15 giorni e che potrete appunto utilizzare. Vi ringrazio e vi saluto per il momento. Arrivederci.